possibile dalla bellezza ricavare economia, ricavare insomma profitto in qualche modo per un territorio anche come il nostro, come il Friuli Venezia Giulia? In tanti modi, diciamo, già in parte lo facciamo, perché l'Italia è un paese noto nel mondo per la bellezza e quindi questo genera ricchezza per diversi settori, in primis quello del turismo, no? I numeri del turismo quest'anno nel 2017 e anche nel 2018 come nel 2016 sono numeri fortemente crescenti, non solo in termini di quantità del turismo ma anche in termini di fatturato. Pensate alla bilancia dei pagamenti italiano del turismo è positiva per 7,7%, quindi partiamo di un settore che è in forte crescita economica, ma non è un fattore soltanto turistico, perché la bellezza genera ricchezza in genere. L'Italia è un paese noto nel mondo per gli elementi legati alla bellezza, dove si fa un'esperienza turistica ma si compra made in Italy, non solo quello dei grandi marchi ma anche marchi piccoli di qualità, proprio perché sono legati all'elemento di bellezza. Spesso noi ce ne rendiamo meno conto di quanto se ne rendono conto all'estero e siamo meno in grado di sfruttare questa potenzialità. L'Italia è nota all'estero per essere il paese piccolo della bella dimensione puntuale, personale del prodotto di qualità. Spesso siamo abituati più a vedere il lato negativo di questo aspetto che a valorizzarne il lato positivo. Per valorizzare il lato positivo bisogna fare un'attività integrata in cui non tanto si vende il piccolo prodotto che ha problemi anche di dimensioni, di quantità per essere esportato sui mercati internazionali, ma bisogna vendere il territorio affinché i prodotti e i produttori dietro quel territorio possano vendere prodotti di qualità. E quindi dico, per fare un esempio, è stato quest'anno l'anno dei borghi, quest'anno è l'anno del cibo italiano, sono tutte tematiche puntuali che però aiutano le piccole produzioni ad andare dietro al marchio dell'Italia. Airbnb, uno dei più grandi operatori del turismo internazionale, ha colto l'anno dei borghi e l'ha promosso sul proprio sito senza avere nessuna risorsa da parte pubblica. Questo ha generato un aumento di 3 milioni di visitatori negli ultimi 4 mesi dell'anno in cui Airbnb ha promosso la cosa. Ecco come una politica pubblica comune e condivisa sia a livello ministeriale e di governo, sia a livello territoriale, regionale, dei singoli e degli singoli enti locali, riesce a determinare anche effetti a livello internazionale. Vi confermo che l'attenzione per l'Italia è in questo momento un'attenzione tutta positiva, sia in termini di turismo, che è il settore di mia competenza, ma in generale in termini di capacità, di voglia di investire in Italia e di acquistare made in Italy. A me sembra un'ottima occasione, come ho detto, non solo per il turismo, non solo per i grandi marchi, ma anche per i piccoli artigiani che fanno qualità italiana, per venderla all'interno dell'esperienza di vivere in Italia, di vivere all'italiana e di fare un'esperienza turistica di qualità. E come il Friuli Venezia Giulia può valorizzare queste potenzialità? Beh, il Friuli Venezia Giulia lo può fare in maniera incredibile, perché è un territorio che, come dire, ancora si è poco sviluppato da un punto di vista turistico. Questo ha fatto sì che però si è molto ben mantenuto e quindi per esempio i 5 siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, qualora promossi insieme, costituiscono un grandissimo fattore di attrattività ed è un territorio dove, siccome non c'è stato un grande sviluppo turistico, ancora si può fare l'esperienza vera, no? Di andare in una cantina friulana ad assaggiare quel vino e a capire perché quel vino è legato a quel territorio, a quella tipologia di non soltanto di produzione e di sapore del territorio ma anche di storia. E questo si può fare solo venendo in Friuli Venezia Giulia, non lo si può fare acquistando il vino e assaggiandolo in Giappone. Questo fattore di qualità va promosso di più avvalendosi del brand del Made in Italy e del brand dell'Italia, che è il primo brand nel mondo da questo punto di vista.